Osvaldo Bagnoli cammina lentamente verso il derby, il suo vice Maddè ottiene la terza conferma in panchina. Bagnoli si vedrà la partita al caldo negli spogliatoi grazie ai monitor dell'esterna 3 di Milano, ma per carità assolutamente vietato carpirne le smorfie, lo spogliatoio è off limits, come dire c'è esclusiva ed esclusiva anche per chi soffre. In 70.000 hanno posticipato l'esodo pasquale, l'attacca prima tu, no, fallo tu, si risolve dopo 3 minuti. Inter nella metà campo avversaria, Sosa, Berti, torre per Shalimov e deviazione provvidenziale dinanzi a Rossi. Inter che lascia i timori nello spogliatoio e si impegna in duelli corpo a corpo con i rossoneri, atmosfera comunque elettrica. Pairetto, fisico alla Gullit, domina così Sosa e gli altri contendenti a suon di cartellini gialli. 4 nel primo tempo e 3 sono rossoneri. Milan che fa soffrire l'Inter sul fronte sinistro con Lentini e Maldini che costringono Orlando a moltiplicare le energie. Tassotti, infortunato, lascia il posto a Nava. Gullit è il più lucido in avanti, Papin soffre la difesa nerazzurra. Dalle schermaglie e dalle rudezze al gol di Berti. 44esimo, Costa Curta stende il numero 4 nerazzurro, susseguente punizione calciata a rientrare da Sosa, s'avventano sul pallone Battistini e Berti. È il vantaggio dell'Inter, benedetto anche dalla Madonnina, che chiude la prima frazione. Ripresa, Albertini prende per mano il Milan, sua la conclusione che impegna Zenga al quinto. L'Inter arretra e decide per la difesa ordinata. Taccola è la mossa giusta di Maddè, tonifica i compagni con i suoi stacchi perentori. Cappello richiama Papin, Massaro in campo, Gulli, Telentini sono punte centrali. Sarà comunque la svolta. Il terreno si mastica minuto dopo minuto le energie fisiche e nervose dei giocatori. L'Inter alleggerisce con Shalimov, Sosa sta largo, Schillaci è in agguato ma non morde più. Tensione che sale, Zenga dopo un contrasto tacco. Con la Lentini entra in collisione con il rossonero e la mezz'ora è Pairetto con classe vigila e fulmina stavolta solo con lo sguardo. 37esimo, lancio di Costa Curta, prolunga Massaro, salgono i difensori interisti e il successivo diagonale di Gullit vale la fine degli incubi per il Milan. L'applauso della curva è il classico ritorno al futuro. Bagnoli, passo dopo passo, ha comunque la certezza di non essere così distante dai futuri campioni d'Italia. Guardiamo la partita, di occasioni pericolose ne abbiamo avute forse di più del Milan. Se non la buttate dentro. La buttiamo dentro. Una volta l'abbiamo buttata dentro. Infine c'è stato questo errore, purtroppo un unico errore in tutta la partita della difesa che si era comportata fino a quel momento molto molto bene ed è arrivato il pareggio purtroppo.